Diciamo il PNRR prevede somme piuttosto consistenti per quanto riguarda l'aggiornamento del personale. Se non ricordo male siamo attorno al 1,5 miliardi circa. E questo naturalmente coinvolge essenzialmente nelle scuole il personale docente, perché è necessario conseguire delle attività di aggiornamento per fare in modo che la didattica sia aggiornata e sia in linea anche con le tematiche del digitale. Questo è un problema perché naturalmente i docenti hanno difficoltà a essere aggiornati fuori del loro orario di lezione e in particolare con il nuovo contratto di comparto, che non è ancora in vigore, non è ancora stato firmato in via definitiva, però immagino che la sua firma sia imminente. Ecco, lì si prevede l'obbligo oltre l'ottantesima ora di attività straordinaria dovuta anche a organi collegiali, il pagamento, e le risorse per questo onestamente non ci sono. Quindi noi ci troviamo nella difficoltà, da un lato come dirigenti, di dover prevedere una attività molto copiosa di formazione, e dall'altra il CCNL, che entrerà in vigore a breve, impone il pagamento delle ore di aggiornamento e per questo non ci sono le risorse. Quindi è un dilemma molto grave che potrebbe portare alla perdita di quelle consistenti risorse a cui accennavo prima, circa 1,5 miliardi di PNRR. L'ANP naturalmente realizza attività di formazione indirizzate prevalentemente ai dirigenti, anche ai docenti nostri iscritti, però queste rientrano difficilmente nel quadro che ho appena delineato. Le scuole stanno vivendo un momento di grande difficoltà per la realizzazione del PNRR, perché la grande quantità di fondi disponibili, che è un fatto positivo indubbiamente, richiede però una capacità operativa, una capacità di lavoro che le scuole non riescono a mettere in campo per varie ragioni. Essenzialmente le segreterie si trovano in grande difficoltà perché, da un lato, è bene ricordare che oltre un quarto delle segreterie scolastiche non hanno in questo momento il direttore dei servizi amministrativi, cioè il loro direttore, il coordinatore, e chiaramente quindi la funzionalità è molto ridotta. Dall'altro il personale amministrativo non ha sempre le competenze che servono, perché spesso si tratta di collaboratori scolastici che possono per un anno svolgere il ruolo di supplente e non hanno le competenze necessarie. Quindi effettivamente c'è una grande difficoltà, le scuole sono in grande ambasce e il fatto che i tempi per la realizzazione di queste attività siano spesso molto stringenti potrebbe non consentire lo svolgimento di queste attività e quindi potrebbe portare addirittura alla perdita dell'opportunità costituita da questi fondi. È un rischio che dobbiamo assolutamente evitare.